Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video spacchettamento creativo. Ho fatto un piccolo piccolino, davvero piccolino, ma con cose sostanziose, ordine dal mio amatissimo sito Le Bimbe. Già qualcosa si vede da qui. Ora vi faccio vedere tutto e ho preso delle cosine nuove. Soprattutto ci sono due prodottini nuovi che sono stati appena integrati nel sito Le Bimbe e secondo me potrebbe farvi un sacco piacere a tutti voi. Quindi andiamo a spacchettare tutto e vediamo tutto quello che ho preso. Allora, sono chiuse tutte da soli, quindi la prima cosa che ho preso e che volevo prendere da un sacco di tempo, ma che sono riuscita a prendere solo adesso perché comunque ognuno di questi prodotti costicchia, però non volevo prendere il kit piccolo, volevo prendere semplicemente le cosine già di dimensione normale degli Swellegant e averli insomma per tanto tempo. E ho preso il matte finish, ovvero il sealant, che anche qui si può utilizzare in vari modi, e ho deciso finalmente di acquistare questo qui. Poi ovviamente lo sapete, man mano li sto acquistando un po' tutti, però credo che questa volta io abbia preso tutto ciò che mi serve degli Swellegant e non dovrei doverne prendere altri. Poi ho preso dei panetti di Fume Effect che avevo finito, ho preso il bianco glitterato che ormai sapete io uso sempre, il numero 052, e il bianco trasparente 014 translucente, che semplicemente sono i panetti che sapete, io utilizzo più di tutti, e sono riuscita ad uscire un po' tutto così è più facile farvi vedere. Poi ho preso questo qui, che è il Milky White, uno degli ossidi Milky White, e anche di questo qui non vedevo l'ora di acquistarlo per provare i suoi vari effetti. E poi ho preso finalmente di nuovo il mio panetto, quello giga mega enorme da non mi ricordo quanto, 360-350 grammi del color carne, semplicemente il numero 43, e mi sono appena accorta di una cosa: tutti i panetti, ma questo ancora di più, sono veramente, cioè guardate, sono una gomma, sono morbidissimi. Oddio, ho paurissima. Speriamo che riprendano un pochino la loro, il loro essere normale, perché ho paurissima del fatto che rimangano così morbidi, anche perché comunque un panetto di questi costicchia e non poco, e quindi spero che, cioè non lo so perché non siamo ancora nelle temperature così tanto calde, però veramente vi giuro non so come farvelo vedere, ma guardate, e non premo più di tanto, non faccio più di tanto forza, ma è morbidissimo. Oddio, speriamo di no, anche questi ora che li tocco, sì, sembrano tutti marshmallow, oddio. Spero si riprendano un pochino e che non rimangano così morbidi, perché ne ho terribilmente paura, cioè davvero davvero paurissima. Non ho mai avuto dei panetti di Fimo così morbidi, quindi male che vada li metterò un po' in frigo, non lo so, ho paurissima, vi giuro, paurissima. Li lascerò chiusi fino a domani, vedremo cosa succederà. Poi qui c'era il bigliettino di The Bimbi. Eccolo qua. E questo è l'omaggino che mi ha mandato Elisa, che sono i fiorellini in lucita, è molto carina tra l'altro questa forma, quindi grazie mille Eli. E poi ho preso due cosine nuove che ha messo da pochissimo tempo e sono i glitter fatti apposta per la resina. Sono i glitter realizzati da Prokima, se non mi sbaglio sono stati realizzati da Prokima proprio per Elisa, e sono fatti in modo che rimangano svolazzanti nella resina, che non si depositano sul fondo, quindi sono perfetti. E ho preso soltanto due barattolini perché costano davvero parecchio. Ho preso questi qua che sono i 423 Iridescent Blue Green, quindi sono essenzialmente i bianchi iridescenti, e li ho presi perché sono gli stessi che io utilizzo sempre, i bianchi più versatili per ogni colore, e secondo me sono molto molto carini. Poi sono nei barattolini come quelli dei coloranti. Comunque sì, tutto il pacco è molto molto caldo, quindi sarà stato al sole, non lo so, però è tutto molto molto caldo, quindi ho preso questo qua. E poi guardate questo, dal sito sembrava un colore magnifico, quindi ora lo voglio vedere. Oddio, troppo bello, va bene, troppo troppo bello. Guardate questo colore. Ho preso poi questi altri che sono gli 017 Medium Blue. Guardate che bel colore. Questi nelle resine mi piaceranno da morire, ne sono certa. Sono troppo troppo belli. Comunque dentro ce ne sono parecchi. Sembra quasi un po' più pieno questo rispetto a questo qua, però ce ne sono davvero davvero tanti, e sicuramente un barattolo del genere, utilizzandoli con parsimonia, possono durare anche parecchio, sebbene il prezzo sia davvero abbastanza altino, per dei glitter, ma se, sono così fedeli nella resina, sicuramente ne vale la sua spesa. Quindi ho preso questi due che mi piacevano tantissimo. Ci sono tantissimi colori diversi che vi consiglio di andare a vedere dalle Bimby, ma questi qua sono essenzialmente quelli che, a mio personalissimo parere, io potrei usare un po' di più. Poi ho preso alcune altre cosine che ora apro e vi faccio vedere.
Ho preso questa base in legno, vedete, semplicemente una base tipo rialzo in legno, è molto molto carina, è della Decorabilia, della stamperia, ok, è fatta comunque dalla marca della stamperia e l'ho acquistata perché voglio provare a cimentarmi finalmente in una OAK tra virgolette, perché non sarà nel vero senso della parola un OAK, visto che avrà comunque lo stile barra sembianze delle mie bamboline normali, quindi non, voglio farla un po' più umana ma non troppo, e niente, non sarà neanche chissà quanto grande, però voglio fare una statuina, ecco, la chiamiamola così, e mi serviva una base su cui lavorare, quindi ho preso questa qua e vedremo con il tempo cosa riuscirò a realizzare. Poi ho preso una cosina che è chiusa in questo scatolino, quindi chiusa benissimo, che è l'Angelina Film. Ne ho presa una confezione sola, se riesco ad uscirla, ecco qua. E ho preso questa qui, vediamo se c'è scritto. Sì, è il colore Aurora Borealis. E ho preso questo colore che tra l'altro è sempre stato uno dei miei preferiti. Io uso l'Angelina da secoli, veramente da secoli. Anni fa feci le ali per le mie bamboline, le code per le siline con l'Angelina, sono passati davvero tantissimi anni già. Però questa volta l'ho acquistata sia perché il colore mi piace da morire, sia perché ho in mente alcune cose per la quale utilizzarla. Voglio fare degli esperimentini, quindi ne ho presa una sola per evitare enormi enormi sprechi. E ne ho presa una sola però e mi piace da morire anche lei. Poi ho preso due cosine semplici semplici che acquisto sempre, ovvero la catenina, i miei soliti 10 metri di catenina che ormai finisco come se fosse pane, la catenina bronzo. E poi ho preso i miei gancettini, questi qua, quelli che metto dietro le basi in resina, che si chiama base per cabbo, c'è cioè una foglia bronzo e il pacchetto è da 20 pezzi. Questi anche vanno via come il pane, diciamo che tanta catenina va via e tanti vanno di questi, quindi insomma è un po' un misto. E questo è stato tutto il mio ordine creativo dalle bimbi. Sinceramente non vedo l'ora di mettermi al lavoro per provare questi due prodotti, intanto che volevo provare da un sacco di tempo, e tra l'altro voglio ringraziare la mia dolcissima amica Lina, che mi ha consigliato tantissimi modi per provarli, visto che lei, a differenza mia, ha avuto modo di fare tante tante prove ed è stata così dolce da darmi un sacco di idee. Quindi Lina mi ha dato tutte queste belle idee. E altra cosa che non vedo l'ora di provare sono i glitter, veramente, cioè questi glitter qua Prochi, ma sono la fine del mondo. E quindi niente, penso che ora andrò a creare, anche perché ero in un attimo in un periodo un pochino, no, cioè non molto creativo, o meglio, mi sentivo senza idea, senza ispirazione, ma non vedevo l'ora di ricevere questo pacchetto proprio perché sapevo che mi avrebbe dato voglia di creare, e così è stato, anche se spero che questa cosina ti torni ad essere dura perché è veramente un marshmallow, un burro, veramente più morbida del burro. E quindi niente, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo al prossimo video, ciao Ninetti!